Salve, benvenuti alla terza puntata del nostro viaggio alla scoperta del tabagismo in 10 domande. La domanda 3 è: quante persone muoiono in Toscana ogni anno a causa del tabagismo? È la domanda che mi sono posto nel 2011 quando, come medico ex fumatore, impegnato nella lotta contro l'industria del fumo, la prima causa del tabagismo, ho cercato di avere la risposta a questa domanda. Bene, sul sito ufficiale della Regione Toscana ho trovato la risposta. Ogni anno in Toscana si registrano 2100 nuovi casi di tumore al polmone e fumare è tra i principali fattori di rischio. L'Agenzia Regionale della Sanità calcola che ogni anno nella nostra regione il fumo causi 6000 morti. Cosa vuol dire questo? Analizzandolo, 6000 morti all'anno evitabili sono 16 morti al giorno evitabili, 2 morti ogni 3 ore evitabili. Estrapolando poi i dati, considerando che le malattie croniche grosso modo sono malattie che hanno almeno 5 anni di durata, moltiplicando 6000 per 5 si arriva a ottenere la cifra di 30000 malati che ogni anno hanno bisogno di diagnosi e cure evitabili. Questo vuol dire che ogni anno abbiamo sì quei 6000 che muoiono, ma anche almeno un 5 anni di carico di 6000 di 6000 persone ammalate ogni anno che attingono risorse al nostro sistema sanitario e vanno incontro a sofferenze evitabili. Acquisiti questi dati nel 2011, mi sono chiesto come mai la Regione Toscana, come amministrazione anche della salute dei suoi cittadini, non prendesse una decisione drastica come si conviene a qualunque struttura medica. La medicina è la scienza che studia le cause delle malattie per poterle eliminare, combattere, almeno eliminare. Bene, perché la Regione Toscana, con il suo assessore alla salute, sapendo e scrivendo addirittura che il fumo di sigaretta, di tabacco, gli porta 6000 morti all'anno, non fa niente per spengere questo fenomeno? Perché? Il paragone del condominio. Raffiguriamo il territorio della Toscana come un condominio abitato da tanti inquilini e l'azione dell'industria del fumo come un camion in cisterna che ha collegato alle bocche dell'aerazione sul tetto dell'edificio un tubo attraverso il quale immette in ogni appartamento sostanze tossiche che uccidono ogni anno 6000 inquilini. Questa è la Regione Toscana. Questa è l'industria del tabacco, del fumo, della sigaretta, che liberamente immette nella Regione Toscana il fumo. Se voi foste l'amministratore di quel condominio, quale iniziativa prendereste per mettere fine definitivamente a quella distruzione di massa? È molto semplice. L'amministratore uscirebbe dal portone, andrebbe dal signore alla guida di questo camion e lo manderebbe via, come minimo, in maniera garbata in un primo tempo e poi passando anche alla raccolta, alla chiamata degli altri inquilini per buttarlo fuori definitivamente.
Invece no. Invece di risolvere, cosa fa l'amministrazione della Regione Toscana? Cosa fa? Assegna ad ogni piano dei compiti retribuiti, quindi per esempio, questa è proprio una cosa esemplare, all'ultimo piano la raccolta dei dati statistici e paga quegli inquilini per raccogliere i dati statistici sulle conseguenze di questa intossicazione provocata da questo aggeggio. Al quarto piano paga gli inquilini perché organizzino il ricovero degli ammalati. Al terzo piano paga delle addetti a distribuire, a costruire e distribuire le maschere antigas. Il terzo piano sarebbe stato il quarto. Al terzo piano paga persone addette alla ricerca di antidoti a questa intossicazione provocata dall'industria del fumo. Al primo piano paga persone addette a trasportare gli ammalati da un piano all'altro. Ma non risolve nulla. Non risolve. L'unica soluzione è eliminare questo camion che butta sostanze tossiche in tutto l'impianto e finirla con questa pagliacciata. Ancora la terza domanda, in una seconda sottodivisione, diciamo. Quante persone muoiono in Italia ogni anno a causa del tabagismo? L'abbiamo già visto nei dati del Ministero della Salute, muoiono 80.000 persone. Come se una squadra di terroristi ogni anno entrasse nello stadio di San Siro a Milano con il massimo degli spettatori dentro e li uccidesse tutti. 80.000 persone all'anno vengono uccise in maniera assurda e stupida dall'abitudine al fumo. Questa notizia viene diffusa dai nostri media? Avete mai sentito parlare questi signori del problema del fumo? Report una volta ne ha parlato, ma una volta sola, ma negli altri possibili ambiti di comunicazione di massa non esiste questa notizia. Quindi fate voi traete voi la vostra conseguenza, la vostra conclusione. Alla prossima.